Partiamo questo giro sui cantieri per l'attuazione di un'azione di politica scolastica che è stata molto importante, che ha visto finanziare vari plessi del nostro territorio. Qua siamo sull'ex asilo della Galiani, la Galiani interessata oltretutto da un ulteriore investimento della chiusura del plesso dell'elementare con annessa mensa per circa 2 milioni e mezzo di euro, oltre 1 milione e mezzo qua. Apriamo la scuola a Piazza di Pandora, abbiamo investito sul Manzi, portiamo a conclusione definitiva il plesso di Banzano. Quindi una serie di interventi tra Pironti e Galiani che tendono a offrire alla nostra comunità, soprattutto ai nostri ragazzi, degli ambienti sempre più in linea con quelle che sono le nuove esigenze scolastiche, di ambiente dove frequentare nel miglior modo. A questo aggiungiamo anche ulteriori operazioni che abbiamo fatto in questi 5 anni, che riguardano montaggio di areazione forzata su tutti quanti i plessi scolastici, a cui si è aggiunto anche l'ampliamento di alcuni servizi, tipo la mensa a Banzano. Prima il pasto arrivava da fuori sede, oggi viene cucinato in sede, con tutta una azione che ha riguardato anche l'adeguamento alle fonti energetiche rinnovabili. Quindi una politica complessiva molto importante che tende a restituire nel giro di pochi anni, qualcuno già a conclusione, un insieme di strutture scolastiche sempre più all'avanguardia.